Fabio, lui è mio fratello Diego. Quando lui, esatto, ha chiesto di venire a suonare per la presentazione del suo libro, ho pensato che non fosse casuale il fatto di averci chiesto di suonare delle musiche del luogo. Queste sono danze del nostro Appennino bolognese. Ho creduto che non fosse casuale perché, come le storie del suo libro sono storie della nostra comunità, di persone non distanti da noi, così anche queste musiche ci appartengono a tutti e sono musiche della nostra terra. Siamo persuasi che il ritorno di una dinamica di aggregazione locale non possa che aiutare questa società malata, così come sicuramente farà il libro di Luisa. Buona lettura e buon ascolto. Buonasera, allora ringraziamo i fratelli Resta che ci hanno regalato questa introduzione musicale alla presentazione del libro di Luisa Barbieri, La sindrome di Mary Poppins. Luisa è qua accanto a me. Buonasera. Accanto a noi Valeria Babini, che presenterà con me il libro, che insegna storia della psicologia all'Università di Bologna. E siamo appunto qui per presentare questo libro di Luisa, nato da una lunga esperienza. Luisa è psicoterapeuta. Sì, sono un medico psicologo clinico. Infatti, si è occupata per molti anni di un'associazione che si chiama Nadir, ed è un'associazione che si occupa dei disturbi di relazione, e ha raccolto varie storie sul tema, diciamo, sul tema delle, genericamente, diciamo, delle differenze di genere, o come dice il sottotitolo del libro, storie vere di donne che non si sono arrese. Negli ultimi, racconto anche un po' così un'esperienza che, insomma, che ho seguito negli ultimi anni per motivi di lavoro, diciamo, negli ultimi anni si è assistito a un ritorno di molti libri, di nuovo il dibattito anche a livello politico, anche a livello istituzionale, sul tema della violenza sulle donne, ma non solamente della violenza sulle donne, della cultura in generale delle differenze di genere. È un tema che ha subito, diciamo, momenti alterni e mode diverse. È un tema che ha contraddistinto, se vogliamo, la generazione delle nostre mamme, più o meno, insomma, generazioni leggermente più vecchie di noi, insomma, diciamo gli anni 70. È un tema che è stato visto forse in malo modo, insomma, in malocchio, diciamo così, da generazioni più giovani. Anche recentemente c'è stata una campagna nata sui social, nata negli Stati Uniti, è nata e diffusa velocemente dai social, come spesso succede in questi casi, Women Against Feminism, quindi giovani generazioni di donne che si sono volute togliere, diciamo, da questo tema, che hanno voluto esprimere e prestare la loro faccia contro il tema del femminismo. Se il discorso, diciamo, negli anni 70, infatti c'è stata una storia, c'è stata un'evoluzione, se nel discorso negli anni 70 è stato un discorso legato a una serie di acquisizioni di diritti sociali, ovviamente il tema del divorzio, il tema dell'aborto sono sicuramente i temi più indicativi da questo punto di vista, una volta acquisito quelli probabilmente si è pensato, molti di noi hanno pensato, che il tema fosse risolto. In realtà ci sono stati tanti gli indicatori che ci hanno fatto scoprire che il tema non era del tutto risolto. Parlo dalle questioni riassumibili, diciamo, nella definizione del famoso tetto di cristallo, cioè come mai spesso le donne fanno fatica a raggiungere posizioni tipo quella dell'amministratore delegato, diciamo posizioni di apice all'interno delle professioni e delle carriere. Il tema, per esempio, che riguarda anche la retribuzione a livelli alti, a livelli professionali alti, perché una donna spesso che fa lo stesso lavoro di un uomo viene pagata meno, fino a temi assai più gravi, diciamo, come quelli che hanno visto anche il nostro paese in prima linea negli ultimi anni, quello della battaglia contro il femminicidio, cioè la morte di una donna per mano di un uomo con cui spesso ha avuto o ha relazioni sentimentali, relazioni quindi di fiducia, relazioni di vicinanza per il semplice fatto di essere donna.
Perché tutto questo? Perché forse in realtà una parola che a volte ha fatto un po' così venire i brividi anche a donne della mia generazione, addirittura più giovani, cioè quella del la parola femminismo, non è una parola superata, non è una parola da accantonare, ma è, diciamo, da rigirare probabilmente in una nuova chiave di interpretazione. Cioè, se si era, se si è parlato nei decenni scorsi di una battaglia legittima per i diritti di cui parlavamo prima, che abbiamo citato prima, ora probabilmente la battaglia diventa culturale e quindi diventa un'educazione alle differenze di genere, un'educazione alle relazioni uomo-donna, un'educazione al rispetto, un'educazione anche ai sentimenti, verrebbe da dire. Quindi è un tema che riguarda sì la sfera privata, ma come si dice sempre, per usare forse uno sprendendo a prestito uno slogan degli anni 70, è anche vero che il privato è politico, insomma. Luisa affronta questo tema, lo affronta raccontando in prima persona la storia di più di una decina, adesso, quindicina di donne, che probabilmente poi ce lo racconterà meglio Luisa, ha incontrato nel corso della sua carriera professionale. Sono donne che raccontano in prima persona la loro storia. Donne che sono un pochino, sono raccolte sotto quella che Luisa chiama la sindrome di Mary Poppins, poi magari facciamo raccontare a lei perché ha battezzato così il filo rosso che raccoglie, che mette insieme queste storie. Che a me piace, le storie di queste donne in realtà a me piace vederle messe insieme da una parola, da un tema che è presente, appunto, che ricorre nella presentazione, nell'introduzione di questo lavoro di Luisa, che è il tema del sacrificio. Alla fine, probabilmente, ed è qui anche un altro degli aspetti della battaglia culturale, chiamiamola così, insomma, che forse ci aspetta da qui ai prossimi anni, una cosa di cui le donne non si sono ancora del tutto liberate, forse perché ci siamo un pochino state nutrite, diciamo, anche in maniera subliminale, a tutto ciò, è il tema del sacrificio, cioè del sacrificare, che se vuoi la carriera, se vuoi le proprie esigenze, se vuoi le proprie necessità, le proprie legittime richieste, in virtù di un bene altrui, che può essere la famiglia, ma non necessariamente. E questo probabilmente è, dobbiamo rendercene conto, è un piccolo germe che rimane all'interno di molte di noi che magari vivono libere, vivono vite, come si potrebbe dire, libere, emancipate, indipendenti. E accanto a noi, appunto, c'è Valeria Babini, a cui darei la parola volentieri, anche perché appunto Valeria si occupa da una vita di questi temi, o comunque si occupa da un bel po' di questi temi, avendo portato dentro all'università, forse la prima università italiana, insomma quella di Bologna, un corso sul tema della violenza sulle donne. E ha avuto un'esperienza interessante, quindi da raccontare, oltre quindi anche, diciamo, accademica su questo tema, e quindi magari può essere interessante capire anche attraverso questa sua esperienza, che è stata a sua volta un libro, perché il frutto di uno dei corsi, mi pare, solo il primo corso, quello che ha anticipato, il corso è stato esso stesso raccolto, insomma il lavoro fatto attorno a questo suo lavoro universitario è stato raccolto in un libro, dove i ragazzi giovani hanno raccontato, uomini e donne, hanno raccontato loro storie legate al tema della violenza di genere. Lascerei a te la parola. Allora, prima di parlare di me, io parlerei del libro, mi fa piacere essere qui per questo e credo che sia un'occasione per poi mettere in comune le nostre esperienze. Un po' ancora prima di iniziare a fare qualche domanda, riflessione sul libro, che ho letto molto attentamente, che trovo molto molto interessante, mi viene da dire subito una cosa che negli ultimi anni, insomma, tengo dentro, ma a fatica. Io sono, ovviamente si vede, una ex ragazza degli anni 70, quindi
quella là. Eri già là. ero quella là. E quindi, però in questi ultimi anni in particolare c'è una cosa che mi inquieta, mi intristisce anche, che è l'impressione che siamo ancora qui. Siamo ancora qui noi donne dopo tanti anni di riflessioni, di battaglie. Io non ero una militante accanita, però ero una ragazza degli anni 70, quindi ho vissuto quelle che sono state quelle conquiste e ho partecipato a quelle conquiste. E siamo ancora qui a dichiarare a voce alta, ma forse anche un po' con un po' di timore, quello che è un diritto esistenziale, secondo me, prima ancora che politico, alla libera espressione di noi stesse, alla nostra autonomia affettiva, a quella che mi viene di chiamare la dignità del per sé, prima ancora che per gli altri, o anche invece che per gli altri, perché bisogna avere poi anche il coraggio di dirla questa cosa. Gli uomini non ci pensano neanche a questa distinzione, oppure se ci pensano, ci pensano perché abbiamo fatto di tutto perché ci pensassero. Per far capire anche un po' quello che volevo dire, ma credo che si intenda, io leggerei poche righe di un testo del 50, del 1950, è tratto dall'inizio di un libro per me straordinario, dopo vi dirò qual è. E si legge: ho fatto male a comprare questo quaderno, malissimo, ma ormai è troppo tardi per rammaricarmene, il danno è fatto, non so neppure che cosa mi abbia spinto ad acquistarlo, è stato un caso. Io non ho mai pensato di tenere un diario, anche perché un diario deve rimanere segreto, e perciò bisognerebbe nasconderlo a Michele, ai ragazzi, ma non mi piace tenere qualcosa di segreto e di nascosto. Questo è l'incipit di Quaderno proibito di Alba De Cespedes del 1951, in cui, anziché una camera tutta per sé, Alba De Cespedes pensa di incominciare un romanzo con un quaderno tutto per sé, e si sente la protagonista, Valeria, si sente già in colpa. Allora, è su questo sentimento di colpa, su questo diritto del per sé alla propria intimità di pensieri, al segreto anche della propria persona, dei propri desideri, al diritto al segreto, ecco, che ancora siamo lì perché questo è quello che ci viene negato, ci neghiamo anche forse, o non raggiungiamo del tutto, se raggiungiamo con grande poi senso di colpa, no? Per cui insomma, mi sembra che questo sia un po' il centro anche, no? Di tutti questi racconti di storie vere della raccolta da Luisa, che mettono proprio sotto gli occhi il percorso difficile di sofferenza, di dolore e anche di solitudine esistenziale di donne che, sottolineo, alla fine non si sono arrese, alla fine, no? E che hanno chiesto aiuto. E che hanno dovuto chiedere aiuto e che hanno trovato aiuto, no? Ecco, questo il libro ci mostra quindi in maniera negativa, indiretta, la forza, la potenza ancora troppo presente e frequente nelle donne, che diciamo di un destino che non è loro. Questo essere però in qualche misura violentate, il termine è giustissimo, lo riprendo da Luisa, perché sono totalmente d'accordo con l'autrice del libro, in questa violenza che comunque le donne subiscono dal sistema, lei lo chiama sistema, comunità in cui vivono. E questa mi sembra la tesi che tiene dentro tutto, comprese le perplessità delle donne libere, emancipate, ex anni 70, come posso essere io, che però tremebonde sempre nell'osare fare qualcosa che non è così, no? Ecco, deciso. Il femminismo degli anni 70, a cui Luisa accenna nella sua introduzione, là dove parla di quel passaggio su cui le chiedo qualcosa, avvenuto dalle donne Cenerentole alle donne Mary Poppins, è stata l'esplosione sì di un movimento di liberazione femminile che non va dimenticato, però è cominciato un secolo prima, perché va detto che le nostre Anna Maria Mozzoni, Maria Montessori, per citare le più note, hanno già nel primo Novecento, fino all'Ottocento, addirittura l'Unità d'Italia, Anna Maria Mozzoni, si sono, sono avanzate per dire no alla schiavitù, alla servitù femminile, no al monopolio degli uomini maschile. E quel monopolio non era poi solo, ben guardare, ci sto lavorando, ma ci hanno lavorato anche altri, non solo un monopolio politico, era anche insomma di più di quello, e alcune lo sapevano bene. Per esempio Sibilla Leramo è stata un'autrice che nel primo Novecento scandalosamente è riuscita a scrivere
questa, donde è scesa noi questa inumana idea dell'immolazione materna, ecco, dove l'immolazione materna è l'inumana idea, ecco, nel senso che anche qui, quindi c'è un percorso lunghissimo, donne straordinarie, battaglie incredibili, ma siamo qui. E quindi quel passaggio dal riscatto politico, sociale, giuridico delle Cenerentole a, e qui correggimi perché potrei sbagliare, incominciano le interpretazioni e posso sbagliare, all'attuale sublimazione in tante Mary Poppins, ci dice che quelle battaglie sono diventate leggi, conquiste anche giuridiche importanti, ma non cultura diffusa e soprattutto non cultura interiorizzata, attiva nelle coscienze di uomini e donne. Tutti. Allora questo è il punto. E lì c'è il tema pedagogico, in senso alto della parola pedagogico, mi pare a cui tu alludi con la seconda figura di Mary Poppins, ho ben capito. Quindi il desiderio pedagogico, diciamo, insieme creativo, che si evince un po' dal testo, dal senso di tutta l'opera, no? di aiutarci tra noi, sono ben inteso, a volare verso la propria vita, la propria autonomia interiore e dare il via a prendo in prestito dalla mia Montessori, non prendertela se non sei d'accordo, dare via a una sorta di autoeducazione che trasformi la Mary Poppins, che alberga in tutte le donne, in una creatura più fantasiosa, più creativa e più libera. Cioè, nella seconda Mary Poppins, perché tu giochi su questi due... Quindi, tornando al libro, da cui non mi sono molto allontanata, mi piace pensare, e questa è la prima domanda, mi piace pensare, io così ho pensato, che l'autrice che io ho identificato, forse mi sono sbagliata, però in parte naturalmente come in tutti i racconti nella protagonista del primo racconto, ma forse non è così, che si dichiara appesantita dopo anni di ascolto, dedicato all'ascolto delle altre, degli altri, si è inclusa nelle storie, mi piaceva così, di storie vere, di donne che non si sono arrese, che costituisce un po' il cuore del libro. Ma a quanto pare non ci ho preso, mi piaceva interpretarlo così perché così ecco che l'autrice non è solo la dottoressa a cui approdano quasi tutte, che qui si raccontano, ma è anche una di loro, affetta dalla sindrome di Mary Poppins, capofila però insieme anche contenitore di tutta la sofferenza e di tutto il dolore delle altre. No? Con loro, prima di loro, insieme a loro, no? A intrecciare questa storia di donne vere. E come spesso accade a chi si prende cura degli altri, si prende a carico la sofferenza umana, anche lei ha il suo dolore, e anzi però sa, questo io l'ho interpretato così, di aver fatto di un rischio esistenziale tipicamente femminile, cioè la prima Mary Poppins che corre sempre ovunque ad occuparsi degli altri, invece una Mary Poppins in senso ulteriore, secondo, no? che è capace di pensare per sé e per le altre, cieli un po' più aperti e tersi di quello che ci hanno attribuito, al femminile, e di lì ridare respiro, ali, volo a tutte noi. Ecco quindi che mi pare che il tema sia, quando ho letto questo libro, da un lato una visione anche sconsolante di quante difficoltà abbiamo ancora, anche un po' buttando l'occhio dentro la famiglia italiana, perché la famiglia italiana è quella che salta fuori in queste relazioni, in queste difficoltà, la mamma, il babbo, la cosa, per cui tutti ancora lì a ridire quelle cose che altro che negli anni 70, insomma, che venivano dette, tutti ancora nascosti dietro un certo perbenismo, una certa ipocrisia sociale, nonostante le leggi, nonostante i diritti, nonostante, ma non passa, non è mai passato ancora il diritto, non so, alla felicità individuale, che non è edonismo, all'amore di sé, all'educare all'amore di sé, all'accettazione, no, ma anche alla propria realizzazione come primo elemento per essere poi, no, in buon rapporto non solo con sé ma anche con gli altri. Solo una persona contenta di sé può far felice un altro, secondo me. E qui viene poi la mia, adesso siccome siamo in un piccolo gruppo, coso, un interrogativo di cui io mi sono sempre chiesta, ma come hanno fatto gli uomini in tutti questi anni a non chiedersi perché le donne, pensate a tutta la generazione che non era autonoma economicamente, che cosa avevano vicino? No, non si sono interrogati su niente, perché stavano lì queste donne? A me sarebbe venuto un tormento. Infatti tu sei una donna. No, ma un tormento a dire quale libertà di scegliermi questo soggetto,
questa persona se non ha l'autonomia di andarsene? Una tortura per me sarebbe stata, ma per gli uomini probabilmente non lo è stata. Com'è? È l'opposto forse, sì, probabilmente è l'opposto. Un'altra domanda invece oltre alle, è sulle storie, come sono state scritte? Questo tema della scrittura riparatrice credo che sia un tema a cui ti sei dedicata e quindi penso che siano, lì dice storie vere di donne che non si sono arrese, ma la domanda è chi le ha scritte? Ma non è una domanda, è una domanda che ha una riflessione metodologica mia, la dico in partenza. Chi ha scritto la storia di Dora? Freud o tutti e due? Insomma, è una storia a due? La scrittura viene fatta insieme? Allora queste signore, queste donne che sono venute in aiuto, che hanno trovato fortunatamente l'ascolto e l'aiuto, hanno sì, hanno contribuito con una scrittura che ha riparato in loro, questo raccontare ha riparato qualcosa della loro sofferenza, ma mi pare che forse l'ha riparata anche con una scrittura, non dico a quattro mani, ma a due voci, dove si intrecciano le voci di, no, di chi soffre e racconta la sua storia in prima persona e dell'altra che in qualche modo le si affianca e forse anche le si affianca dandole le parole per dirlo in alcuni casi, perché ci sono anche termini spia nel testo, perché ci sono delle parole, criticità per esempio, rituale, narcisismo riferito agli uomini, che sono secondo me, no, delle perle che trovi in tutti i racconti, che non è che è proprio come fosse un intreccio, no, di una riparazione a due che viene costruita insieme. In questo senso mi piaceva sapere come hai lavorato a questo libro. Quello della famiglia italiana l'ho detto che era, io non entro nel merito delle storie singole, poi finisco, ma dico solo che mi sono piaciute molto, sono andata avanti, si leggono molto molto bene e che come sempre poi ti accorgi che anche questo è un po' interessante, che sia solo femminile anche questo, ma non è che, non so se sia un merito nostro, io vorrei liberarmi di questo solo femminile, dire finalmente non c'è più tutto questo, perché insomma è pesante, che ti riconosci in pezzi di queste storie, tutte abbiamo avuto qualcosa, un pezzettino, poi dici ah, vabbè però io l'ho superato, poi quell'altro, però hai dei, come dei frammenti che ritrovi e poi ce ne sono alcune invece che ti parlano di più, non perché siano più belle o siano più vere, ma perché trovano ancora dentro di me o nel lettore una sorta di qualcosa di attivo, di bruciante, ancora vivo, allora lì l'eco è forte. E concludo con questa riflessione, ogni volta che leggo racconti autobiografici di donne dalla storia difficile, dal cammino difficile per conquistare la loro libertà soprattutto interiore, penso a quanto, scusatemi, la natura con le donne sia stata matrigna, ponendo limiti biologici e fine estetici, ma sull'estetico qualche idea diversa, che sono spesso lo sfondo di questi racconti che Luisa ha raccolto, di questa sofferenza, perché dove si parla ad esempio di maternità negate o cercate ossessivamente o sofferte o di aborti, di invecchiamento spietato, ecco, perché si legge in un racconto l'uomo con l'età diventa interessante mentre la donna diventa vecchia. Ecco. Allora, in questo senso resto dell'idea che la natura sia stata matrigna con la donna, perché sinceramente dal punto di vista biologico, mentre come uso dire sempre ci si può innamorare anche a 80 anni, se prima uno non si è mai innamorato ha sempre tempo a innamorarsi a 80 anni, però la donna poi dopo per esempio il desiderio di un figlio deve averlo, esprimerlo, viverlo all'interno di un arco temporale ben preciso. E mi viene un po' da ridere perché penso che tutta la storia del femminile ha giocato invece su questa identità di sessualità, maternità, amore. Per cui, non so se sia così paradossale, forse non lo è così paradossale, però mentre un uomo può innamorarsi fino a 80 anni e fino a 80 anni poter essere padre, a una donna queste due cose che poi la storia ha messo insieme, legate insieme, perché noi donne siamo state per tutto l'Ottocento sessualmente solo madri, no? Secondo i medici dell'Ottocento, cioè la nostra passione sessuale si esprimeva solo nella maternità, per forza, si sarebbe detto, visto che, no, quell'oggetto estetico che invecchia così
in maniera così palese, senza nessun interesse nel volto rispetto al maschile, viene poi abbandonato a se stesso anche. E quindi io direi che questo rimane un tema, secondo me, di cattiveria della natura, ma non è più invece quell'altro della natura, quello del confine estetico, del proprio fascino. Il fascino femminile ha dei confini, l'età, il fascino maschile non ne ha. Allora, in questo caso, questo chi l'ha decretato? L'avrebbe decretato presumibilmente il desiderio maschile, che si orienta prevalentemente, se non esclusivamente, sulla giovane piuttosto che sulla coetanea o addirittura sulla persona più matura. Ecco, però qui la domanda è chi ha istruito, chi guida questo desiderio. E concludo con una frase che mi ha appassionato nel libro di Luisa, attribuita a Florence Kennedy, una frase strepitosa che dice, che conclude per me: se gli uomini potessero concepire, a quest'ora l'aborto sarebbe un sangramento. Luisa, le risposte. Raccontaci da dove arrivano queste storie. Allora, queste storie arrivano dalla mia esperienza clinica. Gli incipit sono tutti assolutamente reali, poi è chiaro che li ho romanzati, perché ci dobbiamo riconoscere tutti e non si riconosce nessuno. È vero che la prima storia può essere riferibile assolutamente a me, può darsi che lo sia. Qui c'è una sorta di... L'intento mio era quello di dimostrare un setting, il mio setting terapeutico, che è abbastanza particolare, nasce da una lunga storia di sperimentazione, prima in ambito ospedaliero, poi sul territorio in un'associazione. E quindi è vero che sono accompagnate queste donne in un processo elaborativo. A me piacerebbe dare questo input in primis, ossia che l'elaborazione ci può aiutare a risolvere, ad affrontare le nostre problematiche. Io credo che il tutto sia da rapportarsi, col microfono qualche problema, da rapportarsi a, aspetta che ho perso il filo, alla violenza del sistema, è vero, il sistema comunità, non è tanto una questione di femminismo, anch'io sono una 77, cioè anch'io ho fatto gli anni 70, ci ho creduto molto nelle battaglie del femminismo, pur non essendo mai stata una di quelle super separatiste, insomma. Però credo nella lotta di genere, credo che ce ne sia profondamente bisogno, credo che tutti noi dobbiamo essere in prima linea, quindi chi fa un lavoro pedagogico, chi fa un lavoro clinico deve assumersi la responsabilità, perché è solo una questione culturale, solo tra virgolette. Quindi è vero, la natura sarà anche stata matrigna, però, o maligna, insomma, al di là della natura, ciò che non passa, che non è ancora passato, per cui siamo ancora qui, malgrado le leggi, malgrado le lotte, eccetera, è la questione culturale che passa attraverso l'imbuto dell'accettazione. Nel momento in cui noi accettiamo che a 50 anni, cioè la menopausa, non avremo più la possibilità di fare figli, ma lo accettiamo come il percorso naturale delle cose, e lo stesso vale per il genere maschile, quindi il percorso naturale delle cose è questo, l'invecchiamento femminile, chi l'ha detto che è brutto? Ce lo dice un sistema culturale. L'invecchiamento può essere estremamente bello, come lo è per l'uomo, però noi dobbiamo combattere affinché noi per prime donne accettare il nostro invecchiamento, perché finché noi non accettiamo il nostro invecchiamento è chiaro che ci facciamo manipolare dal sistema. Il sistema ha tutto l'interesse, perché noi non arriviamo mai ad accettare il nostro invecchiamento. Deve vendere delle creme, deve vendere delle medicine, deve vendere delle porcherie, il più delle volte sono, che io sconsiglio vivamente ai miei pazienti, ma lo stesso, noi ci imbellettiamo, no? Beh, voglio dire, io sono la prima che si fa la riga nera, perché comunque lo sguardo deve essere profondo, no? In qualche maniera. Che non so cosa lo diventi davvero, o se sia soltanto una mascherina che ci mettiamo. Noi dovremmo anche imparare a toglierci tutte le maschere per essere come siamo, perché siamo molto più belle come siamo. Io quello che cerco di insegnare, ho cercato in tutti questi anni, ormai quasi, insomma, più di 27 anni faccio terapia,
ai miei pazienti, è quello di arrivare ad accogliersi, ad accettarsi, a tollerarsi per quello che siamo, non per quello che il sistema o chi per noi ci disegna da qualche parte. Chi l'ha detto che dobbiamo essere tutte la taglia 42? Perché se non sei la taglia 42 sei brutta. Dove sta scritto? Cioè sì, sta scritto da un sacco di parti della verità, però è vero? Perché è vero? Su cosa appoggia? Io posso essere la taglia 48, per adesso mi faccio riferimento all'Italia perché la cosa è più immediata, ma comunque posso avere, esprimere una bellezza e un'armonia nel mio corpo che comunque non avrei se portassi la taglia 42, per esempio. Ecco. Io non so se ti ho risposto in maniera adeguata. Il passaggio da Mary Poppins, da Cenerentola a Mary Poppins, ci tengo molto questo. Perché non mi fate un'idea molto... Le donne degli anni 60, che poi sono diventate le donne degli anni 70, quelle che io vedevo come le grandi, cioè le femministe già grandi negli anni 70, che ero una ragazzina, erano uscite di casa, quindi erano riuscite a togliersi dal ruolo della Cenerentola, costretta a starsene ai fornelli, perché questo era il sistema. Cioè, è uscita di casa e ha pensato, si è illusa, di avere ottenuto la liberalizzazione del proprio genere. In realtà si è tuffata in una sorta di incubo, perché siamo diventate delle Mary Poppins. Per quanto mi riguarda, vuole dire noi dobbiamo saper fare tutto perfettamente, dobbiamo essere tutto perfettamente. Se non lo siamo, dobbiamo aggrapparci a qualcosa. Le mie donne si aggrappano al disagio. Il disagio diventa uno strumento di difesa. Alle mie ragazze dico sempre, ma perché nasce dall'esperienza clinica, tu sei la parte più sana della tua famiglia, perché di solito è così. Cioè chi esprime, ha la forza di esprimere il disagio, denuncia o il sistema comunità nel quale viviamo o il sistema famiglia, dove c'è davvero il bubbone. E quindi diventa estremamente affascinante curare questo disagio, ma senza contrastarlo, accogliendolo, che è completamente diverso come atteggiamento. Io non so se sono stata adeguata nella risposta. Ti faccio una domanda io ora. In queste circostanze mi viene sempre un po' da fare l'avvocato del diavolo, forse essendo anche un po' per la mia professione, che è stata quella per anni fare la giornalista. Negli ultimi anni, appunto, solo una piccola parentesi personale, negli ultimi anni mi sono occupata di comunicazione e ho lavorato con Serena Danini per un progetto che l'ha vista protagonista, e forse alcuni di voi lo conosceranno, negli ultimi due anni, che si chiama Ferite a morte, che raccontava l'apice appunto di queste storie. Cioè nel tuo libro non ci sono donne ammazzate, mentre le storie di Ferite a morte sono storie che arrivano alla conclusione più tragica, ma c'è anche lì quello che tu racconti nelle tue storie. Cioè ognuna di noi, ed è penso il successo dei tuoi racconti, sarà il successo dei tuoi racconti, come forse è stato il successo dei racconti di Serena, ognuna di noi si riconosce in piccoli pezzi, perché quella del femminicidio non è... non è il raptus della follia, come spesso raccontano i giornali, ma si arriva all'uccisione di una donna dopo un lungo percorso che spesso è fatto anche non di violenze fisiche, violenze difficili da contrastare, perché magari non hanno un livido, non si esprimono con un livido. Se già è difficile confessare, raccontare, cercare di combattere un livido, figuriamoci quando la violenza non ha una manifestazione così tangibile e quindi è più difficile da confessare, è più difficile da dichiarare, soprattutto se appunto avviene all'interno di una relazione d'amore, una relazione che dovrebbe essere di fiducia, una relazione affettiva. Questo lavoro che abbiamo portato in giro nei teatri italiani e non solamente italiani mi ha sempre fatto guardare verso la platea, e verso la platea, come stasera, ci sono molte donne, ma ci sono spesso anche molti uomini,
e mi viene in mente, appunto, io non voglio farla giovane che non lo sono, ero leggermente forse più giovane di voi in quegli anni, però in quegli anni si portava, a volte si vedeva, si portava la lametta al collo, insomma, che aveva un significato abbastanza preciso. Questo forse è stato, diciamo, certe posizioni radicali, legittime, dovute, necessarie, diciamo, quando c'è bisogno di dare uno strappo, quando c'è bisogno di affermare in modo deciso quelli che appunto erano diritti civili, diritti sociali, però forse hanno, ammettiamolo, che forse hanno allontanato un po' certe generazioni venute dopo. La memoria, si sa, soprattutto la memoria storica è molto breve, quindi forse chi è arrivato trovando acquisite una serie di diritti e di conquiste civili e giuridiche non ha più difficoltà forse a riconoscere quello che era prima. Ora io penso, non lo penso io, insomma, diciamo, forse la nuova frontiera è quello che il tema è un tema che riguarda uomini e donne, cioè se il tema è culturale è un tema che si affronta in due, è un tema in cui la rieducazione, la risistemazione, diciamo, dei parametri culturali è tra uomini e donne insieme. Tant'è, per esempio, che accanto ai primi accanto ai tanti centri, sebbene in agonia economica, perché lo Stato, soprattutto lo Stato italiano, ricordiamolo, non aiuta le case per le donne che subiscono violenza, cioè sono spesso strutture che sono al limite del volontariato, che si autoalimentano di quelle poche risorse che hanno a disposizione per un lavoro importantissimo. Però accanto a questi centri ce n'è uno, per esempio uno dei primi in Italia, a Firenze, ci sono i centri per gli uomini maltrattanti, dove quella N è molto importante. È vero che molto spesso gli uomini arrivano a questi centri perché obbligati, tra virgolette, diciamo, dai servizi sociali, obbligati dai giudici, una volta che hanno commesso o delle violenze o addirittura qualcosa di peggio, insomma, ad affrontare, insomma, il problema attraverso questi centri. Però io penso, comunque, in ogni caso è una battaglia che già nelle nostre case, nella quotidianità, deve coinvolgere uomini e donne. Il tuo libro racconta la storia delle donne, dà legittimamente e giustamente la parola alle donne, però visto che la tua esperienza pluridecennale avrà incontrato uomini e donne, come, se ti è capitato, insomma, di avere uomini alle prese con questi temi, che reazione hanno, che tipo di lavoro hanno fatto, fanno o sono invitati a fare, diciamo, su questi temi? Dunque, a dire la verità, io in tutti questi anni di uomini ne ho seguiti non tantissimi, non sono molto brava a seguire gli uomini, mi risulta più facile lavorare con le donne. Quei pochi eletti uomini che sono venuti sono degli eletti, sono delle eccezioni, perché poi, diciamolo chiaramente, la capacità lavorativa femminile non ce l'hanno gli uomini. Cioè, a me dispiace, non è che voglio fare la femminista, questo non è un libro femminista, non lo vuole essere. Però sicuramente noi siamo più cervellotiche, noi abbiamo un modo di, come dire, di affrontare le problematiche, è un fatto culturale, non credo sia generico, è un fatto culturale, che ci permette di vedere oltre. Con gli uomini si fa un po' più fatica, io faccio un pochino più fatica, ecco, perché uno più uno fa due, per un uomo fa due, per una donna può fare anche tre. E quindi non posso darti una risposta adeguata a questo riguardo, perché la mia esperienza comunque è cementata con le donne e io mi diverto moltissimo a lavorare con le donne. E siccome il lavoro deve essere anche un divertimento, io cerco di lavorare prevalentemente con le donne. Questo è un dato. Prego, continua. Tu parlavi delle femministe che hanno fatto un po' paura. È verissima questa cosa, il fatto che bisogna anche coinvolgere gli uomini, è verissima questa cosa, perché alla fine degli anni 70, quando io credevo di fare politica, che faccio scappare dai polli, comunque, insomma, che comunque ero stimolata dal punto di vista sociale, sono sempre stata molto stimolata dal punto di vista sociale, molto attenta, io ricordo che si formò un gruppetto femminista all'interno della mia scuola e del liceo, io partecipai con molto entusiasmo, oh, finalmente un gruppo femminista, facciamo un sacco di cose. E all'apertura del gruppo io mi intervenni dicendo: benissimo, adesso proviamo ad incontrare gli uomini.
perché in questo momento dobbiamo incontrare, perché non è che dobbiamo fare, come dire, degli incontri rinchiusi, non è che sono le segrete, è legata a venni trattata, maltrattata dalle altre ragazze, tanto che io poi con fare forse un po' impulsivo, ma però andai a cancellare la mia firma e dissi andate a, insomma, altrove. Esatto. E questa cosa l'ho sempre ritrovata, cioè come se gli uomini, tanto loro non capiscono, no, non è vero, cioè noi dobbiamo andare incontro. Se noi abbiamo la caratteristica culturale di essere più introspettive, di avere più capacità di guardare oltre, beh, coinvolgiamo i nostri uomini, quindi diventa un ruolo educativo. Forse è la mia parte di Mary Poppins, che sta sì, l'altra io... faccia della dopo lascia perché vedo che Valeria sta scalpitando con la penna sulla... L'altra faccia della medaglia è molto pericoloso, perché l'altra faccia della medaglia di questo è noi la nostra fatica l'abbiamo fatta, adesso fate voi la vostra fatica, quindi voglio dire, lasciamo agli uomini la fatica, ma nello stesso tempo, secondo me, appunto, se vogliamo chiamarlo il femminismo 2.0, deve contemplare, secondo me, il fatto che i temi devono coinvolgere gli uomini, devono coinvolgere anche gli uomini. Valeria. Ecco, io sono d'accordo sulla questione culturale e sul però l'interrogativo che mi ha ossessionato e mi ha portato anche a riflettere molto nel seminario, nel corso all'università, in cui ho chiamato tante persone a parlare, è come, perché anche qui ho esordito dicendo sono anni che parliamo di questo e siamo qui, e quindi continuo a dire come coinvolgere, strategie comunicative. Io ti immagino, sono di un pragmatismo incredibile sul piano quando si tratta di ottenere qualcosa di buono. Perché se il risultato, no, è quello di avvicinare uomo e donna e fare, no, come dire, un'educazione sentimentale che li faccia più sentire più vicini, più appartenenti l'uno all'altro, benissimo, non vorrei altro. Però come farlo? Perché qualsiasi cosa tu offra venendo dal femminile è visto male. Perché non sono per niente d'accordo sul fatto che facessero paura. Fanno paura perché sono introspettive. Rompono le scatole, un'altra cosa, sono noiose, siamo noiose, siamo fastidiose, quindi la potenza temuta è questo scavo, questa domanda che nei film dappertutto salta fuori questo, e che, per citare ancora la mia amatissima Alba De Cespedes, che è stata tanto sottovalutata come scrittrice rosa, ma non lo era per niente, il muro delle spalle nel letto, che vuol dire non che ce l'ha con te, ma qualsiasi buon marito. Dopo un po' dice dorme. No, è così, no, è una differenza. Allora, non è, questa non è cattiveria, è anche accettazione dell'altro, poi, perché qui entriamo nell'altro, anche l'altro deve essere altro. Possiamo farlo diventare una femminuccia, cioè è un altro mondo. Però la questione del femminicidio è ben più forte, e lì dobbiamo arrivare a capire, o se non capire, anche se non capiamo. Anche se le radici non sono tutte sempre sociali, però a fermare questa cosa. Ecco. E lì come? E qui comunicazione, giornalismo, questo è molto molto importante. Io quest'anno, per esempio, nel corso ho dato darò più importanza a, il sottotitolo è Problematica dei sessi e diritti umani, proprio perché ho pensato, vedendo i volti degli studenti, soprattutto maschi, sapendo anche di alcune cose, perché erano presenti maschi e femmine che poi a casa agivano come quelli che dovevamo curare, quindi lì a sentire la lezione, e poi a casa succedeva quello che doveva succedere ugualmente, e la ragazza aveva i libidi il giorno dopo, e lui, e io non sono una del centro antiviolenza, potevo solo dire andate. Però tutto questo per dire che come? Allora, diritti umani, per esempio, mi sembra, per dire quanto sono pragmatica e poco, così dire, ideologica, mi sembra che, a parte che c'entra e come, però mi sembra che offrire la possibilità, no, ai giovani di pensarsi, no, che stanno violando un diritto umano nel momento stesso in cui proibiscono, non dico solo fanno del male fisico, ma, no, intimidiscono, non lasciano libera...
la propria compagna, di trovare una propria strada, forse è una cosa che li colpisce di più proprio perché è fuori da quella cornice femminista che ormai è incastrata in quelle agitate che volevano. Perché anche qui mi sento di dover dire che, pur non essendo stata tra le agitate in senso diretto, preciso del termine, c'è stato nei libri di storia, se voi prendete il libro Storia dei diritti umani di Marcello Floris, che è uno storico di tutto di grande rispetto, fa vedere come certa storiografia di storia dei diritti umani e così via si sia proprio nutrita dei valori portati avanti dal femminismo, perché erano valori di diritti umani, eh? Quindi al di là dell'eccesso che poi è stato giocato più nelle famiglie, nelle coppie, no? Che magari sono uscite, come dire, segnate da tutte le parti. Quindi, secondo me, però, questo come, non so cosa darei, perché è chiaro che nel lavoro psicoterapeutico il lavoro è giustissimo, quello che dicevi tu, e va benissimo, però quello è quello che ti arriva, ma quello che per far cultura, per fare educazione alla civiltà, cosa dobbiamo fare? Che se incominciamo con il catechismo, tra virgolette, laico, abbiamo il risultato opposto. Se parliamo da femministe, ancora peggio, perché il potere, non potere, non vedono l'ora di sbatterci qualcosa in testa con il nostro potere. Se, cioè, non lo so come si possa fare. Deve cambiare il sistema. È il sistema che è ingangrenito, è un sistema comunque che ci mette lì all'angolo, ci mette all'angolo. Tu pensa alle pubblicità. Per dire una sciocchezza, tu pensa alla questione moda, quindi sì, ma non è solo il sistema, sì, è il sistema, ma è un'educazione che non mira all'autonomia di pensiero, è a monte di tutto questo. Perché il sistema non mira a schiacciare la criticità di pensiero. Sì, assolutamente sì, è uno dei grossi problemi che dobbiamo contrastare. Ma hai ragione, però la scuola e la famiglia non ti educano, come a me è capitato di essere educato, di chi se ne frega di tutte queste che vanno crociate così, di questa, cioè non educano all'autonomia, come dire, c'è un senso della pressione sociale, del conformismo che è pauroso in questa epoca. Ma è lì che bisogna lavorare. Ma bisogna lavorare. Ma noi ne abbiamo la responsabilità, chi insegna, chi cura. Chi si occupa di comunicazione, chi insegna di più di chi cura lo fa, capito? Chi sì, insegna ma deve... non è mica proprio così fino in fondo, perché lascia stare il discorso di chi fa della psicoterapia, ma non credere che tutti i medici, cioè tutti coloro che si prendono cura in termine clinico si comportino, quindi c'è proprio un'assunzione di responsabilità. Ognuno nel nostro piccolo, anche dentro le mura di casa nostra, sia che abbiamo figli maschi, sia che abbiamo figli femmine, dovremmo avere il coraggio e la forza di andare contro il sistema, quindi contro questa omologazione forzata e forzosa che ci appiattisce il pensiero, quindi la criticità di pensiero. Questo è uno dei grossi problemi che io incontro quotidianamente nei miei pazienti, questa omologazione forzata che impedisce di esprimere la loro natura, cioè alle persone impedisce di esprimere la loro natura. Quindi è chiaro che uno sta male, perché se deve essere uguale a 100.000 altre persone e si sente differente, è chiaro che poi sta male. Infatti, così, cioè, volevo dire che è una questione pedagogica. Assolutamente. Ma in una nazione che della pedagogia se ne è sempre sbattuta altamente. Quindi bisogna dire anche questo, che questi discorsi, la Maria Montessori, che tutti pensano fosse quella noiosa maestra che faceva, li diceva nei convegni femminili, in cui diceva alle donne di educare i figli come i mariti che avrebbero voluto, non come i bestiali, come i figli. Quindi aveva una prospettiva di libertà che era una libertà di autoeducazione, di autoformazione. In un caso è andata ad Amsterdam, è andata a New York, le scuole sono dappertutto, ma non in Italia. E quindi noi non abbiamo un'impronta, io ci sono da una vita nella scuola, perché prima di essere all'università ho insegnato anche in tutte le altre scuole, perché ho dovuto aspettare un concorso, e insomma... Chi ci ha mai detto cosa dovevamo insegnare, come insegnare? Chi dice a un insegnante che esce dalla scuola come fare? In prima linea. Ma in prima linea non ce la si fa mai, perché sono quattro soggetti messi insieme, ma in prima linea non c'è. Bisognerebbe che ci fosse veramente un'impostazione, un sentimento forte di volontà di cambiamento. In questo sono totalmente d'accordo. Però
non possiamo aspettare che diventi un sentimento comune, cioè dobbiamo secondo me avere la forza e il coraggio di cominciare a fare ad esprimere il nostro sentimento tutti i giorni, punto. Questo, no, ma si fa non è diventare no, siamo poi anche molto siamo, esatto. Però io quello che volevo dire era, per farmi capire da un punto di vista teorico, paradossalmente, capito, non mi piacerebbe che, non so, se la pubblicità smette di fare una cosa ne fa un'altra, se poi quegli altri è giusta e gli altri come soldatini vanno dietro alla seconda, per me non c'è autonomia di pensiero lo stesso, questo volevo dire. Ritornavo. Il problema è che tu devi pensare con la tua testa. Ma se, scusate, nel momento in cui tu induci le persone a pensare con la loro testa, vai contro il sistema. Io sono una espressione vivente. Certo, lo so bene. È proprio per quello che non fanno, non lo fanno. Allora, ritornavo un attimo al destino di questo libro, per poi lasciare eventualmente anche capire se c'è uno o due domande, possiamo fare sentire uno o due dal pubblico, però... quando ci siamo abbiamo scambiato due chiacchiere qua fuori, hai usato un'espressione anche abbastanza buffa e divertente, dicendo che strano essere qua alla presentazione di questo libro, non mi sembra quasi più mio. Insomma, ci hai messo, immagino, molto te stessa, non solo nella compilazione di questo libro, ma anche nell'aiutare queste donne nel raccontare la loro storia, quindi diciamo nel lavoro fatto con le donne. E a questo punto te lo trovi qua raccontato con una bella, impaginato, stampato con una bella introduzione che è, diciamo, la tua summa, insomma, di questo lavoro. Che destino vorresti avesse questo libro? Cioè che vita vorresti avesse questo libro? Dove vorresti andasse a finire? Io vorrei che andasse a finire fisicamente nelle mani di uomini e di donne, e vorrei che stimolasse la criticità di pensiero, che è quello che cerco di fare in ambulatorio. Dalle piccole cose alle grandi, è vero che non lo riconosco più mio, è vero che è come se mi fossi spogliata di una parte di me. Io sono arrivata a un punto che, come dire, ho sentito il bisogno di restituire delle storie. Sono talmente piena di storie, perché 27 anni, vi assicuro, di psicoterapia con tanti casi clinici, vi assicuro, vi riempiono davvero, ti insegnano tanto. Io sono una privilegiata perché comunque io ho ascoltato tante storie e quindi è chiaro che mi sono arricchita, non posso nasconderlo, però ad un certo punto devi cominciare a restituire, per una questione quasi di diritto, no? Cioè, è un loro diritto avere indietro qualcosa. E nel momento in cui ho restituito, quindi ho messo sullo schermo del computer, poi dopo l'ho visto sulla carta, bellissima la copertina, dico ma che bello, perché è bello. Però mi sembra strano vedere il mio nome. Cioè, è già una cosa fatta, io sto già pensando insomma, ho già cominciato a scrivere qualcos'altro, perché sono talmente piena di cose da restituire ai miei pazienti, perché i miei pazienti mi hanno dato talmente tanta di quella ricchezza dal punto di vista spirituale. Se no sono qua a richiedere. No, è un dato di fatto. Possono confermare. Insomma, voglio dire, è un mio dovere. Anche perché fa parte del percorso terapeutico. Questo libro ha già, indipendentemente dal fatto che possa vendere o meno, ha già fatto dei miracoli. Perché questo libro i miei pazienti lo stanno leggendo, mi stanno dando delle restituzioni meravigliose, che penso che non, con tutto il rispetto per i giornalisti o comunque per gli intellettuali, vi assicuro che non... cioè sono veramente non commoventi, di più. Infatti mi piacerebbe molto pubblicarla nella prossima rivista. Noi abbiamo una rivista di associazione che fa un po' scappare da ridere i polli, però insomma noi ci mettiamo l'anima, così la facciamo uscire ogni 4 mesi in copyleft, mi piacerebbe in gennaio, quando uscirà il prossimo numero, pubblicare tutte le restituzioni, perché valgono davvero la pena, per dire che questo libro sta facendo terapia, perché il mio setting è questo. Quindi è un setting molto sciolto, molto elastico, molto di accoglienza, dove si respira proprio la confidenza. Il mio studio sembra una cuccia, quindi cioè, l'ho scritto anche in un racconto, perché è vero, mi è stato detto, sento il battito del mio cuore. E quello è importantissimo, perché mentre ti stai ascoltando e stai dando parte di te ad un estraneo, che poi non sono più un estraneo, comunque alla tua terapeuta, è importantissimo sentire il battito del tuo cuore, perché vuol dire che ti senti, ci sei. Ecco, quindi questo libro vorrei che avesse questo destino. Non so se c'è una domanda, sentiamo una domanda dal pubblico, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, qualche curiosità.
se no lasciamo a Valerio una conclusione. Lasciamo a te, Valerio, una conclusione. Provo. A mettere il punto la parola. Sì, volevo ringraziare per questo lavoro, perché prima di tutto per questo bel dibattito ci ha acceso, ci ha riportato indietro negli anni, ci ha ricongiunto qui. E poi, quello che mi ha colpito molto è queste ultime parole di restituzione, che sono molto belle. Non avevo mai pensato che una psicoterapeuta avesse piacere di restituire. Questo lo trovo una grande cosa, oltre che molto elegante, anche molto generosa e anche che riporta luce sui pazienti, perché i pazienti sentono sempre un po' di avere riversato sull'altro, no? sulla psicoanalista o psicoterapeuta, parti di loro, di aver appesantito. Io ho fatto anche un'analisi, quindi mi ricordo quando seguivo quello che dicevo, sarà distrutta la mia analista, quando vedevo quell'altro uscire così, adesso cioè l'idea che tu porti pianto, dolore, insomma, e quindi un po' ti senti, non dico in colpa che sarebbe sbagliato, però non sempre il denaro salva tutto, insomma, pensi, sai che la fai faticare. Ecco, e dici la mia salvatrice, tra virgolette. Il fatto che invece la persona si senta, persona prima ancora che la psicoterapeuta, si senta di dover restituire, mi sembra un elemento molto, molto bello su cui io, se fossi in te, lavorerei. È proprio come la ricchezza che ti viene, non tanto l'impoverimento, non solo la fatica, ma la ricchezza e la voglia di restituire. Ed è un restituire che va per il mondo, e questo ci congiunge quel tema, no, di pedagogico, cioè, perché mentre come psicoterapeuta uno può essere bravissimo, aver dato tutto, ma è limitato a quelle persone, no, che ha la fortuna di aver avuto lei come psicoterapeuta, però il libro invece le porta in giro queste esperienze, e quindi questa restituzione non è solo alle pazienti, ma anche a tutte le altre che trovano frammenti di sé lì e possono in qualche misura anche, insomma, è il passo di quello che dicevi prima, di stare continuamente, no, in prima linea, di portare, e quindi questo mi sembra proprio il messaggio più grande, e l'augurio migliore è che venga letto dalla più persone possibili, che è la sorte di un libro, no? Quello di essere letto. Allora, grazie Valeria e grazie Luisa. Grazie anche Pendragon, editrice del libro, e alle librerie Ambasciatori che ci hanno ospitato. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie.